a tutti voi dal TG Omni. È molto discussa l'insufficienza sanitaria del nuovo ospedale di Marcianise, ce lo spiega il servizio di Rossella Di Mauro. Salve a tutti, ci troviamo oggi presso l'ospedale di Marcianise. Questa struttura, come potete vedere, è in ottimo stato. Costruita abbastanza recentemente, doveva essere il fiore all'occhiello della sanità di Marcianise. Intanto però, oggi rischia la chiusura per mancanza di fondi. Sono già inutilizzati i reparti di ginecologia e chirurgia. Poco efficiente è anche il pronto soccorso, in quanto mancano macchinari adeguati. Si suppone che dopo la chiusura questa struttura verrà utilizzata come istituto universitario e che la sanità di Marcianise venga trasferita a Maddaluni. Chiediamo adesso a coloro che utilizzano questo ospedale cosa ne pensano della chiusura. Scusi, cosa ne pensa della chiusura di questo ospedale? Si dice che a breve dovrà chiudere. Beh, dico che sarebbe un grave danno per la città di Marcianise, per tutti i fruitori dell'ospedale e per chi purtroppo ha bisogno di assistenza sanitaria. Quindi veramente non credo che sia auspicabile la sua chiusura. Grazie mille. A chi ho risposto? È al TG Omnia. Siamo un TG di ragazzi fatto apposta per Marcianise. Benissimo, complimenti e buon lavoro. Arrivederci. Ecco, ora è tutto. Da Marcianise a voi la linea. Ci occupiamo adesso di Bugs, uno sport di grande successo a Marcianise, in quanto ha goduto di posizioni molto ambite alle Olimpiadi. Sentiamo Alessia Rosato. Buonasera dal TG Omnia. Siamo qui per presentarvi la palestra Excelsior Box di Marcianise. Questa palestra è nata nel 1977, con lo scopo di allenare i ragazzi di Marcianise che hanno la tendenza, hanno una caratteristica di aggressività, perché dovevano essere canalizzati in uno sport e quindi si potevano ottenere risultati abbastanza importanti attraverso una innovazione più precisa e più mirata verso. Quando avete aperto questa palestra avete pensato di preparare i giovani ragazzi della palestra di Marcianise? No, io non ritengo di allenare i ragazzi della palestra, non ritengo di allenare dei ragazzi, e solo dei ragazzi. Quando entro in questa palestra, dalla porta, non mi pongo i problemi di solo, cosa fanno i figli. Io mi pongo i problemi di educarli ad essere dei bravi ragazzi, rispettosi delle leggi, e ubbidienti alla disciplina. Io sono stato lasciato da Renato, quindi sono una persona che ha la mentalità militare, per cui ho imposto ai miei allievi una vita secondo regole bellissime, che poteva essere una guida sicura della loro crescita e per il futuro della loro vita, perché poi in effetti questi ragazzi, i migliori di questi ragazzi, hanno avuto l'opportunità di entrare nei corpi di polizia, dell'esercito e insomma nei gruppi sportivi militari, dove hanno fatto una certa carriera pugilistica e dopodiché hanno trovato fino alla fine della carriera in futuro e hanno potuto essere delle persone normali, però impiegate, quindi con lo sport. Ok, grazie mille, alla prossima. Vi presento alcuni pugili. Ciao Vincenzo, da quanti anni pratichi questo sport? Lo pratico da quando ero bambino, sono 7 anni più o meno. Cosa ti ha attirato verso la boxe? La mia famiglia ha pugilato, tutti i miei zii, anche io sono entrato in questo ambito sportivo. Quanto era la settimana ti alleni? Mi alleno 2 volte al giorno, mattina e sera. Sei una dieta particolare? Sì, quando combatto faccio la dieta per raggiungere il peso che pesa. Vorresti diventare un pugile professionista? Sì, il mio sogno è stato, come tutti sanno, l'Olimpia. Spero di arrivarci. Va bene, grazie per l'intervista. Grazie. Ciao. Parliamo adesso invece di musica, un'arte in cui i giovani investono molto, proprio come Paolo Cutillo, un artista emergente in campo rap. A voi la sua intervista. Ciao a tutti amici del TG Omnia, ci troviamo qui oggi con Paolo Cutillo. Ciao Paolo. Ciao. Sappiamo che sei un grande appassionato di musica e che hai inciso anche un disco. Ti va di parlarci della tua esperienza?
Sì, tutto è nato in giugno 2012 quando comunque ho iniziato a lavorare per quello che era il disco Half and Half, appunto metà e metà, che è stato scritto metà in inglese e metà in italiano. Diciamo che tra virgolette il disco è stato realizzato a quattro braccia insieme a Bartolomeo Giuliano della Opland Studio di Marcianise, e appunto con i testi che avevo scritto abbiamo cercato di realizzare questo progetto che grazie comunque alle sue alle sue conoscenze musicali, alle sue basi e agli arrangiamenti che abbiamo fatto insieme comunque è nato, tra virgolette. Come è iniziata la tua passione? La mia passione è iniziata comunque con l'avvicinarsi alla cultura hip hop, che al contrario di quello che si pensa è una cultura che richiama al reciproco rispetto e supporto, e soprattutto il supporto tra i vari artisti emergenti. Che artisti ascolti? Gli artisti che ascolto sono comunque quelli della scena hip hop italiana, come ad esempio gli Articolo 31, i Club Dogo, e comunque un po' quella che è la scena nazionale italiana, e anche gli artisti stranieri come Eminem, 50 Cent e anche la vecchia scuola come ad esempio B.I.G. Notorious oppure Tupac. Da cosa trae ispirazione? L'ispirazione è tratta comunque dalla vita in genere, da tutte le esperienze e tra virgolette anche le delusioni che si hanno nella vita. Infatti molti dei miei testi sono ispirate a delusioni che ho avuto sia dal mio paese sia comunque da quelle che sono le persone che mi hanno voltato le spalle, ho deluso, quindi comunque l'ispirazione si può trarre sia da cose belle che da cose brutte, soprattutto da cose brutte, perché penso che la sofferenza sia il motore principale per scrivere, perché i testi sono una valvola di sfogo per me. Vuoi dire qualcosa al nostro pubblico? L'unica cosa che voglio dire è che si deve comunque cercare di supportare quella che è la scena degli emergenti, perché spesso gli unici nostri mezzi per comunque andare avanti siete voi, e tra virgolette quello che facciamo lo facciamo per voi, perché non è per un fattore di narcisismo, ma più che altro noi cerchiamo di donare delle emozioni a voi. Alla fine non lo facciamo per noi, lo facciamo maggiormente per noi, per donarvi le nostre esperienze e forse aiutarvi in quelle che sono le vostre delusioni tramite quelle che sono state le nostre. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, in bocca al lupo. Crepi. È tutto da DJ Omnia. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto dal TG Omnia, buona giornata!